Buongiorno e benvenuti, io sono Michele Altomeni, faccio parte dell'organizzazione della fiera e in particolare ho seguito la parte convegnistica culturale. E tra l'altro oggi ho una doppia veste perché ho in questo anno anche ricoperto il ruolo di coordinatore della campagna Non Spreco, che è una campagna promossa da una serie di associazioni, anche alcuni enti locali del nostro territorio, che appunto si è impegnata a fare divulgazione e anche a mettere in pratica delle pratiche contro lo spreco alimentare e non solo. E tra l'altro oggi pomeriggio, io adesso non mi dilungo oggi sulla campagna Non Spreco, perché oggi pomeriggio abbiamo proprio un momento dedicato a raccontare che cosa abbiamo fatto in questo anno e anche a raccontare che cosa faremo, perché proprio oggi pomeriggio viviamo un passaggio di consegne nella campagna e anche un passaggio di pratiche, nel senso che la prima parte della campagna è stata molto dedicata alla parte al ruolo della sensibilizzazione e il prossimo anno che abbiamo davanti vorremmo invece dedicarlo un po' di più alle pratiche e quindi si ricollega ovviamente anche agli aspetti che tratteremo questa mattina. E in questa campagna abbiamo sempre, insomma, fin dall'inizio condiviso i percorsi e le attività con Last Minute Market e come poi ci verrà raccontato, Last Minute Market è stato attraverso la campagna Un anno contro lo spreco il promotore della carta Spreco Zero. Avendo appunto sempre collaborato, abbiamo anche seguito le vicende per cui diverse amministrazioni del nostro territorio hanno sottoscritto la carta e quindi abbiamo visto come poi c'è anche difficoltà a volte da parte delle amministrazioni di tradurre i principi che vengono sottoscritti in azioni concrete. Quindi il momento che abbiamo pensato questa mattina è proprio su questo: da una parte appunto ragionare assieme alle amministrazioni che già hanno sottoscritto la carta per vedere che cosa possiamo fare per metterla in pratica, quindi anche scambiare le buone pratiche, e per questo poi abbiamo il sindaco di Sasso Marconi, di Spreco Net, di Spreco Zero Net, quindi ci racconterà un po' che cosa sta succedendo a livello nazionale all'interno delle amministrazioni che hanno sottoscritto la carta e che si stanno impegnando. Dall'altra, noi abbiamo invitato in realtà tutte le amministrazioni della provincia e anche fuori provincia, non solo quelle che hanno sottoscritto la carta, perché ci piacerebbe che questo convegno fosse anche da stimolo per ulteriori sottoscrizioni. E quindi ecco, io mi limito a questa introduzione. Chiamerei per un saluto, anche un primo intervento, l'assessore all'ambiente del Comune di Fano, che è Samuele Mascarin. L'amministrazione di Fano è tra i sottoscrittori della carta ed è tra le amministrazioni che, devo dire, a parte appoggiare la carta Spreco Zero, fino ad oggi non ha fatto molto, però nel frattempo è cambiata l'amministrazione, quindi di quella nuova è più ben disposta in questo senso. E quindi lascio la parola a Samuele, poi iniziamo con il relatore. L'introduzione che ha fatto il mio intervento Michele è impegnativa, ma viene da dire purtroppo corretta, nel senso che effettivamente ho avvertito in questi primi mesi di impegno amministrativo lo iato che c'è tra le enunciazioni che molto spesso gli enti locali sottoscrivono, gli auspici che in qualche modo vengono ribaditi, trasformati anche in atti amministrativi, e quella che poi è l'effettiva declinazione nelle pratiche e nelle prassi. Devo dire la verità, in questo primo report ho verificato con piacere che in realtà quel segmento dell'amministrazione comunale di Fano che è stata più attenta, più sensibile nel recepire, nel tradurre anche in pratica quelle che erano le indicazioni e gli impegni della campagna, sono stati i servizi educativi, il mondo della scuola, dove nel corso dell'anno scolastico 2013-2014 sono state sviluppate attività, soprattutto nelle scuole elementari, molto importanti con operatori ed educatori che hanno, dato pienamente senso e forma all'impegno della campagna per la sensibilizzazione, anche poi con la traduzione di eventi pubblici, oltre che con attività laboratoriali. Ma tolto questo perimetro virtuoso, in qualche modo, ho riscontrato, e l'ho riscontrato per l'appunto da assessore all'ambiente, oltre che da assessore ai servizi educativi, che il resto degli impegni in qualche modo è rimasto ad oggi lettera morta.
e avverto oggi tutta la difficoltà in un momento in cui l'ente locale si confronta con tante difficoltà anche di carattere finanziario legato al patto di stabilità a procedere in maniera spedita su alcune coordinate, anche se alcuni margini ci sono. In questo momento, ad esempio, noi stiamo predisponendo la gara d'appalto per i servizi di refezione scolastica. Quello è un campo, quella è una partita nella quale una serie di elementi di novità che siano coerenti con gli impegni di Spreco Zero è possibile individuarli, è possibile attuarli. Anche se questo comporterà ovviamente concordare e coinvolgere in questa campagna anche altri attori, penso ad esempio l'ASU, rispetto alla cui disponibilità, come dire, andranno fatte anche le dovute verifiche, però è, diciamo, un filone di impegno sul quale si possono costruire delle buone soluzioni. Credo anche che sia importante, e lo dico da amministratore, immaginare e mettere in campo anche degli spazi e delle occasioni di verifica permanente dello stato di sviluppo e di evoluzione della campagna. In parallelo con Michele abbiamo seguito, diciamo, un'altra tematica importante, che è quella della legalità e del contrasto alla corruzione e alla lotta alle mafie. E il Comune di Fano la scorsa settimana è stato uno dei primi comuni in Italia ad adottare la delibera trasparenza costo zero, che impegna l'amministrazione comunale non solo a fare tutta una serie di interventi in quel campo, ma anche a stabilire un tavolo della trasparenza, dove cioè coinvolgere in maniera permanente tutti i soggetti, anche associativi, che sono impegnati su quel fronte, per poter verificare in maniera costante quello che è lo stato di avanzamento degli impegni presi con quegli atti. Credo che sia, come dire, una buona prassi da immaginare anche in questo campo, anche su questo terreno, perché il confronto, ma anche la verifica, diciamo, a livello anche di report di quelle che sono le buone prassi, credo che serva tantissimo per un'amministrazione, non solo di stimolo ma anche di, come dire, di verifica rispetto alla capacità di uscire da, come dicevo all'inizio, dalle enunciazioni che ci consentono qualche minuto di gloria sulla stampa locale e poi però non hanno una ricaduta concreta nel vissuto amministrativo. Allora, in questo senso, nel portare il saluto questa mattina dell'amministrazione comunale di Fano, mi verrebbe anche da portare un impegno da condividere anche con gli altri colleghi amministratori, quello cioè non solo di essere molto determinati nel trasformare gli impegni assunti con la sottoscrizione della carta in interventi concreti, ma anche di provare a immaginare formule di coordinamento, di verifica e di confronto tra di noi che ci aiutino, che siano di stimolo a procedere in maniera spedita rispetto appunto alla traduzione concreta di quegli impegni, che altrimenti temo rischino di diventare per molti amministratori un impegno, come dire, frustrante, perché in qualche modo privo di una ricaduta forte, e per altri, aggiungo un po' di malizia, forse solo un'operazione di marketing, e io vorrei evitare sia il primo che il secondo rischio. Grazie. Grazie, assessore. E abbiamo anche distribuito rispetto alla campagna l'opuscolo che abbiamo prodotto all'interno della campagna, non so se tutti, non so, è arrivato tutti, altrimenti poi dopo lo potete venire a prendere. E io entrerei subito nel vivo oggi della discussione, passando la parola a Stefano Mazzetti, che è il sindaco del comune di Sasso Marconi. Comune di Sasso Marconi appunto ha iniziato a svolgere questo ruolo di coordinamento degli enti locali che hanno, sottoscrivendo la carta, si sono assunti degli impegni e cercano di tradurre questi impegni in pratica. Quindi, diciamo, per noi che siamo un po' all'inizio, comunque siamo in una fase in cui cerchiamo di ripartire sulle pratiche, sicuramente è importante capire che cosa ha fatto un'amministrazione che già si è mossa e che cosa sta succedendo in giro e anche magari come funziona questa cosa della rete, in modo che altre amministrazioni anche del nostro territorio possano in qualche modo entrare e rimanere in contatto per continuare a svolgere queste pratiche. Nel frattempo io faccio circolare il solito foglio per la raccolta dei nomi eccetera, in modo che abbiamo anche un po' un quadro di chi abbiamo raggiunto e di chi in qualche modo, questo significa, manifestato
dimostrato interesse a continuare a collaborare, visto che diciamo, la parte enti locali è proprio uno dei pilastri della campagna No Spreco, quindi un settore sul quale vorremmo continuare a lavorare. Grazie. Bene. Io vi ringrazio per l'invito, mi scuserete se magari non sono particolarmente lucido, sono arrivato tardi, sono partito con la macchina, sono venuto qua, cercherò in breve tempo di raccontare. Saluto ovviamente gli amministratori che sono qua e i colleghi e chi ha organizzato la cosa. La prima cosa è questa: io credo che noi intanto, molti parlano di spreco ma non hanno ben chiaro cosa si intende per spreco, nel senso che io faccio sempre un paradigma, fra l'altro utilizzato molto spesso anche da Andrea, che è il seguente: che differenza c'è fra spreco e rifiuto? Sembrerebbe una cosa banale, e invece non è una cosa banale, è la base della carta spreco zero. Se noi andiamo al supermercato e compriamo 3 barattoli di yogurt, li mettiamo nel frigo, ok? Il primo lo prendiamo, lo mangiamo e lo buttiamo nella fazzoletta. Sarebbe duopo al limite anche, siamo abbastanza bravini, magari differenziarlo, che aiuterebbe. Però cosa abbiamo fatto? È stato prodotto avevamo un bisogno di alimentarsi, e contemporaneamente è stata usata energia, latte, produzione, costi, e abbiamo prodotto questo yogurt e ha soddisfatto un bisogno e ha creato un rifiuto, quindi un costo che in qualche modo va a carico della collettività. Ma diciamo che c'è la parte terminale del rifiuto, ma per quello che riguarda la soddisfazione del bisogno e completamente la soddisfazione del bisogno stesso, dal punto di vista è un'operazione che è assolutamente circolare, funzionale. Ribadisco, c'è la differenziale per riciclare il materiale, ma la parte terminale del secondo. Abbiamo un altro, quell'altro dopo un po' ci viene fame, ne mangiamo metà. Quindi abbiamo soddisfatto metà il bisogno, ma abbiamo fatto di molto peggio, perché nel frattempo in quella metà che non abbiamo mangiato c'è stata sempre consumata la stessa energia precedente, è stata consumata la stessa materia prima, lo stesso costo, la stessa acqua, eccetera, eccetera. E oltretutto non siamo neanche più in grado di riciclarlo, se non riusciamo in un'operazione molto complicata, che è quella di togliere quella parte di yogurt liberale sporcata di vetro. Per cui abbiamo fatto un rifiuto che in questo caso ha una probabilità di 80 su 100 di andare a finire nell'indifferenziato, quindi tutto non riciclato, materiale non riciclato, un modello circolare che non funziona, costi per la collettività. Terzo, che è lo spreco in assoluto, e che arriviamo al punto dello spreco in assoluto: lo yogurt che avevamo in frigo c'è proprio bello scaduto. Quindi noi cosa facciamo? Lo prendiamo e così com'è lo buttiamo nella spazzatura. Quindi è stato prodotto, quel prodotto è stato fatto esattamente come il primo, stessi costi, eccetera, eccetera. Oltretutto non ha soddisfatto zero bisogni ed è sicuramente uno spreco. Nel frattempo è futile dirlo, diranno gli altri, che da qualche altra parte del mondo c'è qualcuno che non può mangiare perché noi quello yogurt l'abbiamo buttato direttamente nella spazzatura senza soddisfare il bisogno. Ecco, questo per dire che la campagna dello spreco non è una cosa che per piccoli adepti o per qualcuno che ha delle manie strane, ecologiche, particolarmente spinte, che sarebbe già per se stesso un elemento positivo. Non è solo una questione etica, è anche e soprattutto una questione economica. Perché tutte quelle cose che ho detto sono costi a carico della collettività. L'amministratore sa benissimo che alla fine, in qualche modo, o con tagli dei servizi o con aumento fiscale, tu devi recuperare, e quindi a carico del cittadino. Questa è la premessa per capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di spreco, perché si tende a fare confusione fra le due cose, non capire il valore intrinseco della cosa, del modello, perché è una proposta di un modello che va ovviamente nel cibo, ma che poi spiega perché è nata Spreco Zero Net. Va oltre il valore solo del recupero del cibo, va in generale al modello che dice che non è facendo cose, sprecandole e riproducendole che si produce benessere per la collettività, se fatto in questo modo. Quindi da qui
cos'è Spreco Zero Net e come nasce? Spreco Zero Net sostanzialmente nasce da quello che poi ha fatto, mi pare, anche il comune di Fano, cioè ha firmato la carta Spreco Zero promossa dalla Swingman. Noi abbiamo organizzato in Emilia Romagna la firma contemporanea di 70 comuni su questa cosa, organizzato dal comune di Sesso Marconi, che è un comune di 15.000 abitanti, quindi non è che possa fare grandi pressioni dicendo dovete venire da me per forza. Invece, sostanzialmente, grazie anche al rapporto che abbiamo con il professor Segre, abbiamo organizzato questa cosa e si sono presentati sostanzialmente tutti i comuni capoluogo, nonostante i comuni della regione Emilia Romagna. Questo a dimostrazione che in verità questa è una cosa che è sensibile negli amministratori, non è vero, cioè è una cosa sensibile, però il tema, lo toccava prima chi mi ha preceduto, è andare oltre quello che è il momento importante, perché comunque è un impegno pubblico che qualcuno si prende, in qualche modo qualcun altro ti può chiedere, bene, hai preso questo impegno, mi dimostri cosa stai facendo. E quindi noi abbiamo fatto questa operazione, l'hanno fatto altri comuni ed è stato il primo passaggio sostanzialmente. Poi cosa abbiamo, come abbiamo pensato e dedotto e voluto fare un percorso? Abbiamo detto, bene, facciamo questa cosa, come diceva prima il professor Gaetano, poi ognuno di noi, perché questo è l'altro grande elemento, noi abbiamo delle eccellenze in questo paese che non conosciamo. Ma non solo non conosciamo le eccellenze che vanno da Fano a Sasso Marconi, ma non conosciamo le eccellenze di quello che ha 15 km da Fano e io che ho 15 km da Sasso Marconi, perché ci muoviamo in modo assolutamente autonomo, senza cercare di fare sinergia a rete. Per cui si scopre che due comuni, anche 50 o 20, che fanno la stessa cosa, hanno speso lo stesso numero di energie, costi, personale, e magari, se magari gentilmente se ne parlavano fra di loro, avrebbero ovviamente sprecato molto meno e avrebbero avuto una serie di informazioni che sono fondamentali. E da qui nasce l'idea appunto di un'idea nuova, una piccola rivoluzione culturale che dice la questione dello spreco è un approccio strategico in un'amministrazione e va condivisa con gli altri. Nel senso che deve diventare, io credo sia, un elemento di filo conduttore rispetto a quello che è un programma amministrativo, perché non si limita, come dico prima, a noi abbiamo brutti ma buoni, last minute, o al bando delle mense scolastiche. Tra l'altro ci sarebbe da aprire una grande discussione su come con l'ASL ci mettiamo d'accordo, perché no, io devo recuperare il cibo, quando recuperare il cibo per poter andare a prendere il momento di chiamare il prefetto, bisogna che ci organizziamo, perché su questo avremo bisogno, evidentemente, di dei motivi che lo spreco zero net nasce, perché poi si possa fare pressione anche su organismi, ma mi dia le condizioni perché io questa operazione la faccia e non diventi solo un'operazione che alla fine non abbia nessun, se non un aspetto, diciamo, giustamente educativo, ma non produca poi degli elementi decisivi per un bilancio comunale, quindi oggettivamente anche per i cittadini. Quindi questo è il primo punto, cioè prendendo quelle che sono le cose più importanti: rifiuti, mobilità, acqua, energia. Su questi quattro grandi temi si può e si devono fare delle politiche contro lo spreco, con quel tipo di impostazioni che ho detto all'inizio, no? Per cui è all'interno appunto di questi quattro filoni, ma anche di altri, individuare in tutte le politiche che si fanno l'idea che bisogna non sprecare e rendere più efficienti, più efficaci le proprie amministrazioni su questi quattro temi. Da qui appunto è nata questa idea di questa associazione di comuni, cui i soci fondatori sono il comune di Sasso Marconi e Last Minute Market, nella figura del professor Segre. Che cosa vuole fare questa associazione, che ormai poi vi dirò come va avanti, cosa sta facendo? La prima è quello che ho detto prima, cioè fare un network di amministrazioni, cioè riuscire in qualche modo a parlarci fra di noi. Voi direte, sai che invenzione? No, non è mica una cosa così semplice, gli amministratori sono strapieni di problemi, pochi soldi, poco tempo, e quindi dire e pensare di fare un network, farlo funzionare e fare in modo che questo network sia in qualche modo condiviso
da tanti, non è assolutamente un'operazione così semplice come diciamo, però diciamo che questo è il primo grande obiettivo che ci poniamo. Il secondo è scambiarci le informazioni. Oggi se l'assessore Di Fano sta preparando il bando per la mensa, e non dico il comune, sono alcuni sono qui troppo semplice, ma è dentro una rete dove quel bando di quel genere l'hanno già fatto in altri 10 comuni sparsi, due in Lombardia, due nelle Marche, uno in forse avendo accesso e sapendo che quei comuni fanno quelle cose in rete può accedere o chiedere informazioni e evitarsi il lavoro dei tecnici che devono inventarsi una cosa nuova che in verità non è nuova, perché a scuola non era molto carino copiare, anche se l'abbiamo fatto tutti, ma in questo caso copiare è fondamentale perché ovviamente ci fa non sprecare risorse. Quindi queste sono in particolare le due grandi idee dietro a questa associazione. Ovviamente anche l'opportunità, avendo un rapporto con la Spinummarche e con altre associazioni, di poter in qualche caso usufruire di contatti che ci permettono di avere anche una serie di informazioni professionali rispetto a quelle che sono che ci permettono di fare alcune cose, quindi parlare con la Spinummarche o date per avere consulenze rispetto a come si fanno queste cose, perché poi qualcuno che te lo spiega ci deve fare. Ci si associa, e qui vengo all'aspetto che toccavano anche prima, andando in consiglio comunale e votando una delibera e una piccola quota associativa, perché altrimenti oggettivamente, a meno uno che spinga un bottone sul computer, ci deve essere. L'approvazione della delibera, e in quello statuto c'è scritto una cosa molto chiara, che è l'elemento che fa il salto di qualità rispetto alla carta spreco. Carta spreco io mi impegno, punto. Nella delibera che firmano per l'associazione Spreco Zero, l'amministrazione si prende l'impegno di fare un programma contro lo spreco, di renderne conto a metà mandato al Consiglio Comunale e di renderne conto a fine mandato. Oltretutto, ovviamente, se fa parte dell'associazione, in qualche modo renderne conto anche all'associazione che, a cui ha aderito e la quale gli chiede di essere diciamo coerente con quello che sta facendo. Quindi noi adesso stiamo sostanzialmente monitorando quali sono partendo da quelli che hanno firmato la carta, i comuni per l'adesione. Stiamo per mettere in campo appunto tu anche il sito web e tutto quello che ci va per poter inserire tutti i dati, e quindi stiamo lavorando sulla parte diciamo tecnologica per poter mettere in rete. L'altra cosa che stiamo facendo è questa, che è altrettanto importante, nel senso che, come ho detto prima, questa è una rete nazionale e in ogni caso non possiamo ridurci a essere solo noi che parliamo tra di noi, perché poi finisce che dobbiamo parlare col Ministero, dobbiamo parlare con chi vuole, e questo non è un problema solamente del Comune di Fano, del Comune di Fano, è un problema nazionale. Quindi stiamo lavorando e arriveremo alla firma di una convenzione col Ministero dell'Ambiente e sostanzialmente l'associazione, che è già comunque all'interno, poi lo spiegheranno molto meglio di me, del PIMPAS, del Piano Nazionale contro lo Spreco, promosso dall'allora ministro Orlando, perché pensiamo che questo in qualche modo debba essere collegato e che possa essere da stimolo anche alla legislazione nazionale e al rapporto che hanno sia il settore dei comuni, quindi diciamo i nostri sindacati, se la vogliamo mettere in battuta, e il Ministero, che per la maggior parte è interessato da questa cosa. Vediamo anche se la Presidenza del Consiglio ragionerà su questo tema. Ecco, questo è per dire che vogliamo cominciare a costruire un piccolo modello di questo genere. Chiudo dicendo che è oggettivamente uno sforzo umano, perché non è facile inserire un meccanismo culturale, è un problema anche culturale, perché tutti noi, adesso noi qui siamo molto attivi su questo tema, cioè siamo qua, parto dal presupposto che viene qua sabato mattina, un minimo di interesse ce l'ha. Però il tema culturale è fondamentale, perché tutto quello che io sto dicendo funziona a una precondizione, alla condizione che il cittadino, e in particolare il cittadino consumatore, sia cosciente di questa cosa.
gli sforzi anche che fanno le amministrazioni in una certa direzione, come dire, da campagne, dal porta a porta, alle fontane del sindaco, alla mensa biologica, al recupero del materiale, al sminuo mare, ultima buoni, sono importanti, ma hanno bisogno della collaborazione. Quindi l'ultimo grande elemento, e quello che secondo me ha toccato molto bene l'assessore, è l'elemento formativo e culturale della scuola. Forse uno dei primi impegni che si deve prendere è quello di, in qualche modo, fare dell'educazione ambientale il tema del futuro rispetto alle nuove generazioni. Perché quando ero ragazzino io, per me rifiuti era il cassonetto. Punto. Mio figlio adesso entra nel merito dei colori dei sacchetti e poi mi dice: ma sul vetro come siamo messi? E ha 13 anni, però a scuola mi ha fatto fare il calendario con il cibo, con le cose, gli ha fatto il corso, e quello secondo me è un potenziale consumatore di domani che, se gli creiamo le condizioni, quando va a comprare quel famoso yogurt ci pensa. Ecco, noi raggiungeremo l'obiettivo quando le amministrazioni saranno in grado di stare in rete, trasmettere le informazioni e creando una rete integrata, e non saremo pochi, ma sarà normalità avere questa cosa, mentre oggi siamo piccoli eroi, sostanzialmente. Quando questo è uno schema nazionale, quindi le legislazioni vanno e incentivano queste forme e non semplicemente la buona intenzione di alcuni, quando è l'ultima cosa più importante, le nuove generazioni, ma anche quelle che ci sono, si renderanno conto che questo è il più grande tema che ci sia in questo momento. Io chiudo sempre dicendo che questo paese ha un problema, che è il più grande dei problemi. Ci sono molte persone che si occupano di piccole cose e poche persone che si occupano di grandi problemi. Fino a quando noi non ribaltiamo questo sistema, noi avremo ovviamente grandissime difficoltà. Quindi lo spreco, ma può essere il clima, ma può essere tante cose, sono il grande problema, ma in verità se ne occupano in pochi, mentre di piccole cose se ne occupano in molti. Bene, allora lo sforzo culturale di Spreco Zero Net è di indurre le amministrazioni ad andare in quel senso, di indurre i suoi cittadini a fare questa cultura. Poi ci sono altri, come la Sminuà, che fanno altre, hanno altre forme, però ecco, l'obiettivo è questo qua. Quindi l'invito anche agli amministratori che magari sono qui, eccetera, a segnalare, a darci una mano, perché ovviamente, come potete ben immaginare, non abbiamo nessun papà che ci fa la pappa, ma ce la dobbiamo fare da sola, in modo autonomo, e come ho detto prima, pochi per un grande problema. Forse se diventiamo tanti per questo problema, abbiamo fatto il salto di qualità. Grazie. Ok, lascio la parola a Cristina Pala, che per la nostra provincia ha svolto un po' il ruolo di promotrice, di coordinatrice, insomma, delle azioni che Last Minute Market ha proposto, quindi ci può raccontare un po' lo stato dell'arte e le attività future. Allora, buongiorno a tutti. Noi in realtà nella nostra provincia di cose ne abbiamo fatte. Adesso poi ve lo racconto. In realtà tutto quello che ha detto il sindaco sono tutte cose molto vere e sono cose veramente importanti, perché la prima cosa che serve per cambiare qualcosa è saperlo e crederci. E nella nostra provincia i nostri amministratori ci hanno creduto, perché a partire dal 2011 la Sminute Market tramite me ha proposto questo progetto di cui vedete il logo, no, non vedete più, comunque il logo lì, si dovrebbe vedere il logo, che si chiama Basta Sprechi, ed è il progetto che operante in tutta la provincia di Pesaro Urbino, promosso dalla provincia stessa, da Marche Multiservizi e da ASET, in collaborazione appunto con la Sminute Market. E come è nato questo progetto? Questo progetto è nato nel 2011, come dicevo, è diventato operativo dalla primavera del 2012,
per una fase sperimentale che è durata 2 anni, che si è conclusa all'inizio di quest'estate, dove tutti i partner del settore, quindi Marche Multiservizi, ASET e la Senior Market, si sono impegnati per diffondere nella nostra provincia le buone pratiche del non spreco. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato tutti gli operatori della grande distribuzione, abbiamo contattato di conseguenza tutti gli operatori del sociale, le onlus, tutti coloro che si occupano di aiutare le persone e di dare loro del cibo e di dare loro comunque assistenza in generale. E in questi 2 anni di fase sperimentale abbiamo coinvolto complessivamente 13 donatori, 13 enti donatori e 13 enti riceventi. Cosa vuol dire? Che abbiamo coinvolto, parliamo genericamente, 13 supermercati, diciamo, e 13 associazioni che recuperano i prodotti che gli vengono donati da questi operatori economici. Questo progetto ha assunto delle dimensioni abbastanza importanti, perché adesso, dato che non si può vedere, purtroppo ve li leggo, però da quando abbiamo cominciato, quindi dalla primavera del 2012, abbiamo raccolto complessivamente 53.570 kg di alimenti per un valore economico che supera i 200.000 euro e abbiamo aiutato più di 200 persone. Cioè, che cosa vuol dire? Che con tutto il cibo, e anche non solo cibo, che abbiamo recuperato, siamo stati in grado di fornire pasti a 200 persone per tutto l'anno, in tutti questi anni. E ormai questo progetto è andato a regime e da ottobre partirà, diciamo, la fase nuova, la fase più, diciamo, espansiva del progetto, che non si occuperà più solo di recuperare cibo e di ridistribuirlo, sempre nei principi di last minute market, cioè nei principi di prossimità, cioè che il supermercato deve essere vicino all'ente che aiuta le persone, ma si occuperà appunto di promuovere queste buone pratiche e di andare sempre più verso quelle che sono le vere cose importanti che possono cambiare il nostro approccio allo spreco, e sono appunto l'educazione, le campagne di comunicazione e la sensibilizzazione su questo tema. Proprio qui a Fano l'anno scorso abbiamo organizzato a maggio, mi sembra che era il 5 maggio, la cena contro lo spreco al Pesce Azzurro, dove abbiamo coinvolto il Pesce Azzurro, che è stato veramente molto disponibile, per proporre un pasto, diciamo, un pochino alternativo, nel senso che oltre ai menù classico del Pesce Azzurro, dove noi avevamo portato piccole modifiche cioè usare magari prodotti che hanno meno impatto nella loro filiera di coltivazione, abbiamo anche proposto delle cose innovative, tipo le bucce di patate gratinate, che sono buonissime. Perché? Perché in realtà noi sprechiamo molto, perché compriamo troppo, perché non diamo abbastanza valore al cibo, ma sprechiamo anche cose che in realtà sono molto buone da mangiare. Ed è un'iniziativa che ha avuto molto molto successo. Da lì ci siamo resi conto che più le persone sono consapevoli di quello che mangiano, di quello che acquistano e di come non sprecare, più noi otterremo risultati. Anche gli ultimi dati delle ultime ricerche ci dicono che le persone sono sempre più sensibili a certe tematiche e stanno molto crescendo i valori legati all'ambiente, alla solidarietà, e c'è molta più consapevolezza che non bisogna sprecare cibo, però le persone devono essere aiutate, diciamo, a capire come non farlo, a come comprare meglio e a come appunto poter riutilizzare le cose sprecando meno e avendo più consapevolezza di che cosa in realtà è bene e che cosa invece nel nostro comportamento quotidiano ci porta a sprecare tutto il mondo che c'è dietro al cibo. E un'altra cosa molto importante che abbiamo fatto in questi 2 anni è stato appunto quello di coinvolgere le amministrazioni
con il quale appunto da ottobre con il nuovo piano di sviluppo cominceremo a lavorare più seriamente nella proposizione di queste nuove iniziative, è stato quello di fargli firmare la carta spreco zero. Questo impegno che nella nostra provincia hanno firmato in 27, quindi sono 27 i comuni nella nostra provincia che attualmente, cioè, aderiscono e si sono resi disponibili a portare avanti queste tematiche. E un'altra cosa molto importante che abbiamo fatto, e di cui anche questo sarà data voce nel corso delle prossime iniziative, abbiamo, diciamo, siamo andati a verificare chi sono queste persone che noi con il cibo che recuperiamo, con il cibo che non sprechiamo, siamo in grado di aiutare. Ed è venuto fuori anche qui una cosa molto bella, perché se gli impatti del non spreco sono economici, sono ambientali, e motivo per cui sono state coinvolte Marche Multiservizi ed ASA, cioè motivo per cui, cioè, gran parte dei nostri rifiuti sono rifiuti organici, il rifiuto organico è la componente principale dei nostri rifiuti, ma ha anche un grandissimo valore sociale, perché noi non sprecando e recuperando il cibo possiamo aiutare delle persone che in quel momento hanno bisogno, che vivono momenti di difficoltà, e abbiamo scoperto che in realtà dare loro del cibo è una delle cose più importanti e più belle che noi possiamo fare a livello di società. Perché? Perché chi si trova in un momento di difficoltà per vari motivi, o perché non ha più una casa, o perché non ha più un lavoro, o perché è in una comunità di tossicodipendenti, ha a che fare con un senso del limite molto grosso, cioè la sua vita è molto limitata ed è molto degradata. Il cibo è un grande elemento di gratificazione ed è molto identificato con il desiderio, cioè mangiare cose buone, e avere del buon cibo e avere del cibo è molto legato al desiderio di avere una vita normale e di avere un di nuovo desiderio di ricostruirsi una vita. Quindi noi siamo riusciti a creare questo legame tra una cosa che doveva diventare un rifiuto, che invece non lo è più, che è diventata di nuovo utile per qualcun altro e che gli ha dato di nuovo, gli ha fatto rinascere il desiderio di avere una vita sana, normale e di andare verso una modalità di proprio relazione con gli altri che sia improntata sull'aiuto, sulla condivisione, perché queste cose queste persone le hanno vissute. E oltre a questo abbiamo lavorato con Marche Multiservizi e ASET nell'implementazione appunto di percorsi anche con il progetto Non Spreco che appunto sensibilizzino le nuove generazioni a conoscere queste cose, a far sì che capiscano il valore del cibo. L'esempio dello yogurt, tanto caro a Segre, che anche il sindaco ha riportato, è un esempio molto, in realtà molto utile, perché ci fa capire quanto noi non ci focalizziamo sulle cose, magari pensiamo ai grandi problemi del clima eccetera, ma non ci focalizziamo sul nostro frigorifero, che in realtà è una grande tomba di tantissime cose, del nostro denaro piuttosto che del nostro ambiente, e molto spesso non sappiamo tante cose importantissime, che anche se lo yogurt, adesso io qui lo dico, ma insomma, cioè ci sono cose che vanno anche, cioè, oltre non dobbiamo aver paura di una cosa se magari anche la data non ci sembra più quella giusta eccetera, basta assaggiarlo, insomma. Io ieri, proprio perché venivo qui, ho aperto uno yogurt che era scaduto il 15 maggio del 2013, che era ancora nel mio frigorifero, conservato per un'occasione. Allora oggi vi racconto che cosa è successo al mio yogurt, e ho detto vabbè, dai, per andare alla fiera della sostenibilità lo apro. Guarda, il 15 maggio del 2014 ho messo la foto su Facebook per far vedere, guardate che ancora qui è intonso. Ieri l'ho aperto ed era perfetto, cioè questo yogurt, non vi dico ovviamente la marca, comunque era uno yogurt bianco ed era perfetto. Quindi, cioè,
sì, questo vi ho fatto questo esempio proprio perché per farvi capire quante cose noi non conosciamo, e solo attraverso quello che spero riusciremo a fare noi, ma anche con la volontà di informarsi, di tenersi un po' informati su queste cose, si può in realtà prevenire moltissimo lo spreco. Un'altra cosa che abbiamo fatto, che, e anche questa diventa operativa, adesso cercherò di anticipare qualche giorno, diciamo, ma comunque diventa operativo ufficialmente dal 1° di ottobre, è una pagina Facebook, che non vedete, che si chiama Basta Sprechi, con il logo del nostro progetto, che, dove trovate il titolo Basta Sprechi, ed è il banner e gli adesivi che noi abbiamo dato a tutti i donatori aderenti alla nostra campagna di Last Minute Market nel nostro territorio. Dove c'è scritto: questo esercizio non spreca, in poche parole, non butta via le cose, ma le dà alle onlus del territorio con la Smooth Market, la provincia, eccetera. In questa pagina Facebook, che si chiama Basta Sprechi, che comunque trovate già, di questa pagina diventerà un contenitore dove noi metteremo tutto quello che facciamo, tutti i link alle cose che riguardano non solo il nostro territorio, ma tutti i link alle informazioni, alle iniziative, ai libri, ai film, ai documentari, a tutto quello che gira intorno a questo mondo del non spreco di cibo, ma anche della sostenibilità ambientale legata a tutta questa filiera, le troverete lì, e sarà anche un grande contenitore, diciamo, di scambio di informazioni, perché il ruolo di chi è interessato a questo tema, e comunque dei cittadini, è importantissimo. Da qui a pochi giorni verrà attivato un nuovo punto di donazione che poi verrà dato alla Caritas, perché una signora molto carina che si chiama Anna Rita, che non so se c'è oggi, mi ha contattato su Facebook e mi ha detto: guarda che vicino a casa mia c'è un supermercato che secondo me butta via tante cose. Allora questa persona, che aveva letto un articolo sul giornale che io non conosco, ha deciso di chiamarmi e di farmi sapere questa cosa. Io sono andata in questo supermercato, ho parlato con loro e loro hanno deciso di aderire al progetto di Last Minute Market. Quindi da qui a pochi giorni la Caritas beneficerà di tutte quelle cose in scadenza, dall'insalata in busta allo yogurt, piuttosto che ai biscotti, piuttosto che al pacco di pomodori, alla lattina di pomodori ammaccata, che loro prima invece buttavano via. Quindi questo è un aspetto molto bello ed importante, perché le cose, come diceva il sindaco, in realtà più nascono dal basso, più sono condivise, più danno risultati. Quindi io proprio vi invito i prossimi giorni, le prossime settimane, a visitare la nostra pagina Facebook e a fornire, a chiedere, a dare informazioni, a installare un canale di dialogo, perché solo attraverso questo noi potremo fare più cose, migliorare e cercare veramente di recuperare più possibile cibo e quant'altro, perché ad esempio anche una catena di grandi, come non posso dire il nome, ma che vende un po' di tutto, diciamo, dai mobili ai materassi, in realtà ha aderito alla nostra campagna e ci fornisce tantissime cose per tutte quelle persone che purtroppo in questo momento, diciamo, storico, hanno estremo bisogno e rimangono senza casa, non hanno neanche un materasso su cui appoggiarsi. Quindi la partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento di tutti è la cosa, secondo me, anche fondamentale per aiutare le amministrazioni, che nella nostra provincia comunque si sono dimostrate sempre molto sensibili e anche ben disposte verso questi progetti di recupero, a fare sempre più cose. Solo per presentarlo. Grazie Cristina. Adesso, per chiudere il giro, finiamo con l'inizio, in realtà, cioè con l'organizzazione che in qualche modo ha dato avvio a questo dibattito che negli anni è cresciuto sullo spreco in Italia, cioè Last Minute Market. Luca Falasconi è uno dei principali collaboratori di Andrea Segre, che è in qualche modo l'ispiratore di questo progetto e dei progetti che sono venuti dopo, e
orgogliosi perché Luca in realtà è il nostro vicino di casa, adesso ormai penso stai a Bologna in pianta stabile, ma parte da Montefelcino, quindi non so se ci sono, qui non ci sono gli amministratori di Montefelcino, quindi saranno richiamati all'ordine. E appunto lasciamo la parola a Luca proprio per capire, per chi non sapesse, chi è Last Minute Market e come sono nati questi vari progetti che sono seguiti, che hanno portato fino appunto all'impegno diretto anche delle amministrazioni locali. Ciao a tutti, prima di tutto mi volevo, non per piaggeria ma perché lo penso realmente, complimentarvi con voi, perché concedimelo Michele, a me mi tocca stare qua, voi l'avete scelto, e quindi un plauso veramente a voi che avete dedicato il vostro sabato mattina a venire qua ad ascoltare a noi. In secondo luogo premetto che rispetto a quello che in questa settimana pensavo di dire oggi, come spesso mi capita, ascoltando chi prima di me parla, ho deciso di cambiare un po' il mio intervento. E volevo partire da una cosa in realtà che ho trovato qualche settimana fa su internet, una foto con Mujica, il presidente dell'Uruguay, nel quale scrive in questa foto non bisogna sprecare, poi dopo sotto dà la ragione per la quale non bisogna sprecare e dice che ogni volta che butti via qualcosa che hai acquistato eccetera eccetera, sappi che in realtà butti via una tra le cose che più spesso dici che ti manca. Naturalmente io ho subito pensato, beh, i soldi. In realtà lui mette no, il tempo. In realtà se guardiamo quello che facciamo un po' tutti i giorni, quando parliamo con qualcuno la prima cosa che diciamo, la prima, insomma una delle cose che diciamo, beh, se la giornata avesse 48 ore di tempo sarebbe meglio perché farei n cose in più. E Mujica dice, guarda, che nel momento in cui butti via qualcosa sprechi il tempo che hai dedicato per acquistarla, per sceglierla, per portarla a casa, per trasformarla, e poi butti via anche il tempo, oppure devi dedicare del tempo anche per gettarla via. Quindi nel momento in cui sprechi qualcosa significa che sprechi anche una fetta del tuo tempo, e questo direi che è abbastanza vero e per quanto mi riguarda abbastanza emblematico. Quello che dirò adesso non lo voglio dire per piaggeria, per farmi vedere quanto siamo stati bravi, ma perché voglio arrivare poi a concludere con una cosa abbastanza importante, ritengo, che in realtà è stata detta un po' da tutti quanti, sulla quale però mi vorrei soffermare un attimino in particolare, perché secondo me è la sfida alla quale dobbiamo affrontare, ed è un po' il fulcro della riuscita di tutto quello che si sta facendo. Il discorso sugli sprechi in Italia ha radici un po' lontane, si parla di sprechi in agricoltura già negli anni 70 eccetera eccetera, però nel 1998, quando all'Università di Bologna abbiamo iniziato a parlare di sprechi, ci hanno preso un po' per scemi, concedetemi la parola. E vi posso tranquillamente garantire che nella nostra stessa università, nel nostro stesso dipartimento, i colleghi d'ufficio di Segre lo guardavano un po' storto e gli dicevano, ma di che cosa ti occupi, di una cosa marginale che tanto fa parte del sistema economico, è all'interno del sistema economico, il sistema economico lo sopporta, apriamo una parentesi, lo sopportiamo noi consumatori, e poi dopo ve lo spiego brevemente, chiusa parentesi, e quindi è una cosa residuale della quale potresti tranquillamente non occupartene, dedica il tempo ad altro e anzi i soldi che ti dà lo Stato spendili tra virgolette o dedicali a fare cose ben più importanti. In realtà dal 98 in poi la cosa piano piano ha preso piede, montata, è nata la Last Minute Market, abbiamo creato questa realtà che ha portato avanti questo discorso e siamo arrivati dopo non troppe autostrade ma con tante difficoltà, poi magari ve ne racconto una su tutte, proprio dei rapporti che abbiamo avuto con l'ASL, siamo arrivati nel 2012
al Parlamento europeo a far sottoscrivere una risoluzione nel quale il Parlamento europeo si prende tutta una serie di impegni, dalla quale, perché arriva al 2012 e a questa risoluzione, dalla quale poi nasce la carta spreco zero, dove, visto e considerato che il Parlamento europeo ha sottoscritto questa carta, chiediamo di conseguenza a tutte le amministrazioni pubbliche, comuni, regioni, le province all'inizio, di prendere una serie di impegni, molti dei quali a costo zero dal punto di vista economico, ma non dal punto di vista delle risorse umane, come spesso volentieri accade, ma che comunque comportano più un impegno, diciamo, formale che pratico. Concedetemi questa definizione, che poi magari questo impegno formale pratico non deve essere, come diceva benissimo l'assessore all'inizio, più una cosa di vetrina, tanto per, ma deve essere poi tradursi anche una serie di impegni pratici che devono essere portati avanti all'interno del proprio territorio. Faccio un passo indietro dicendo che tutto ciò dal punto di vista dialettale è molto semplice, anche parlare di last minute market è molto semplice. Beh, quello che ai supermercati, per dirne una, in teoria buttano via, noi facciamo sì che non lo buttino via, lo facciamo dare a chi sul territorio ne ha bisogno, enti e associazioni che fanno assistenza alle persone in condizioni di disagio, così andiamo a soddisfare anche un altro bisogno. Dal punto di vista dialettale è molto semplice, dal punto di vista pratico non è poi così semplice. Perché non è così semplice? Qui vi vengo a raccontare un piccolo aneddoto del nostro rapporto con le ASL. Perché noi nel 2000-2001, quando avevamo messo nero su bianco il progetto Last Minute Market, la prima cosa che abbiamo avuto, la prima idea che abbiamo avuto è quella di andarle a parlarne con le ASL. Per dire, guardate, noi abbiamo pensato questa cosa, ci sembra una cosa bellissima, supportateci perché pensiamo che il vostro supporto possa essere importante. Quando l'abbiamo raccontato alle ASL, quello che ero io l'interlocutore, cioè colui che spiegava loro questo progetto, io mi aspettavo, di fronte avevo 6 o 7 responsabili dell'ASL di Bologna, sinceramente mi aspettavo, adesso non dico la standing ovation, però un complimento per l'idea che avevamo avuto. Sapete che cosa mi hanno detto? Siete dei terroristi. Cioè, io proprio l'opposto di quello che mi pensavo. Perché volete dar da mangiare dei rifiuti, per riprendere quello che diceva Mazzetti prima, a delle persone che tra le altre cose stanno pure male. Ci abbiamo messo 3 anni per convincerli di quello che era la nostra idea. Poi un bel giorno li abbiamo portati dietro un supermercato, li abbiamo fatto capire che cosa veniva gettato via, come veniva gestito. Adesso in realtà sono i nostri principali interlocutori quando andiamo in territori nuovi. Sono loro che chiamano i loro colleghi dicendogli: guardate che non sono dei terroristi, non sono degli ecoterroristi, ma bla bla bla, e gli spiegano tutta la cosa. Però poi non vi dico i problemi quando abbiamo iniziato il recupero nelle mense scolastiche, anche lì non eravamo dei terroristi, ma cose simili. Insomma, i problemi comunque continuano ad esserci e non è così semplice risolverli. E la rete sicuramente può essere un qualcosa molto utile per riuscire, laddove si arriva in territori nuovi, a risolvere lo stesso problema con soluzioni, concedetemelo, vecchie. Vecchie perché nel senso che sono già state testate. Quindi le ASL fanno, i comuni fanno, o comunque si sono impegnati a fare, poi dopo ci sono molti comuni che sono seri e fanno poi realmente o cercano di fare, cercando di risolvere i problemi. In molti contesti le regioni fanno, per coordinare il tutto. Un paio di anni fa abbiamo iniziato a lavorare su quello che è il piano nazionale di lotta agli sprechi, cosiddetto PIMPAS. L'allora ministro all'ambiente Orlando ha preso sotto braccio questa iniziativa, l'ha sostenuta ed è nato questo grande tavolo di discussione a livello nazionale dove sono coinvolte dalle imprese, imprese di ogni ordine e grado, dalle imprese agricole alle imprese della distribuzione, alle imprese logistiche, all'industria, alla ristorazione, per poi arrivare anche alle associazioni di consumatori, quindi tutti i soggetti che hanno a che fare con il cibo e non solo con il cibo, fino alle università
cioè alle amministrazioni, scusatemi, fondamentale, che sono intorno a questo tavolo, che stanno mettendo proprio in queste settimane, in questi giorni, nero su bianco, quelli che sono i punti sui quali è necessario lavorare, oltre che da un punto di vista pratico, anche e soprattutto da un punto di vista normativo. Quindi questo tavolo ha il grosso compito di creare il substrato normativo per far sì che chi lavora sul territorio, le amministrazioni comunali in primo luogo, ma poi le associazioni e le imprese, che possano nel miglior modo possibile e nei migliori tempi possibile dare una risposta concreta a quelli che sono i problemi che si vanno a riscontrare di giorno in giorno. Tutto ciò, mi ricollego alla brevissima premessa che avevo fatto all'inizio, che è comunque a livello istituzionale, a livello alto, chiamiamolo così, concedetemelo, si sta facendo tanto, o si sta comunque facendo, tanto poco, adesso poi lo vedremo in corso d'opera facendo le cose. Ciò che spesso e volentieri manca, ed è stato detto su più fronti, è il coinvolgimento del cittadino. In realtà è stato benissimo enunciato all'inizio dall'assessore del comune di Fano, che poi mi piace molto questo accostamento della delega all'ambiente e la delega alla scuola insieme in un unico soggetto fondamentale, chiusa parentesi. Non si sta facendo tanto, o più precisamente non sta facendo tanto, che è diverso, a livello di singolo cittadino. Il singolo cittadino spesso e volentieri si dice di fare, oppure sa quello che deve fare, ma spesso e volentieri non lo mette in pratica. Ecco perché è fondamentale quello che il Comune di Fano sta facendo. Il Comune di Fano ha detto: beh, abbiamo iniziato forse dalla cosa più semplice, l'istruzione alla scuola. Beh, secondo me non è tanto semplice, non è la cosa tanto più semplice da fare, istruire le nuove generazioni. Però che cos'è che manca spesso e volentieri? È l'educazione della famiglia. Perché è vero che l'educazione, la scuola ha un ruolo fondamentale nell'educare le nuove generazioni, ma se poi la famiglia non ci mette l'altro 50%, io direi anche il 60-70%, perché gran parte del tempo, nolenti o volenti, lo passiamo dentro casa, quindi è lì che bisogna agire, a mio avviso, a livello familiare si fa non troppo. E che cosa dovremmo fare a livello familiare? A mio avviso, a nostro avviso, è ridare valore al cibo. Un po' è stato detto, però perché a livello familiare non diamo valore al cibo? Vi faccio i due esempi, concedimi Cristina, che ormai te li hai sentiti n volte, per dimostrarci quanto, nonostante mangiamo tre volte al giorno, più o meno, colazione, pranzo e cena, diciamo che più o meno sono i tre pasti che facciamo tutti quanti noi, e che quindi ci relazioniamo almeno tre volte al giorno con il cibo, magari non tutti, però la stragrande maggioranza lo fa, nonostante il cibo sia fondamentale per la nostra vita, proviamo a non mangiare un giorno, due giorni, una settimana. I più bravi, come dico sempre, come Pannella, magari resistono anche qualche settimana, ma se non mangiamo più di un certo numero di giorni, poi ce ne dobbiamo andare, nonostante abbia un ruolo fondamentale per la nostra vita, non lo conosciamo il cibo. Non conoscendolo, non gli diamo valore, non dandogli valore, lo buttiamo via. Il 42% dello spreco dal campo alla tavola avviene all'interno delle nostre case. Se io chiedessi a voi chi di voi butta via il cibo, molto probabilmente molti di voi direbbero: no, io non butto via mai del cibo. Poi vi do un esempio di quello che facciamo spesso e volentieri, mi ci metto io in prima fila, nonostante lavori sullo spreco alimentare da più di 15 anni. Però perché non diamo valore, ribadisco, perché non lo conosciamo. Siamo così convinti di sapere quello che mangiamo tutti i giorni, e poi non è che sto parlando di cose trascendentali. Vi faccio tre esempi su tutti. Quando mangiamo una fragola, sappiamo quello che mangiamo? Siamo così convinti che quando mangio la fragola mangio il frutto di quella pianta?
quando mangio un finocchio, so quale parte della pianta sto mangiando? Provate a chiedere a un bambino se c'è e quale differenza c'è tra un pollo, un gallo e una gallina. Io mi ci diverto sempre un sacco quando vado nelle scuole a chiederlo ed escono fuori le cose più esilaranti in assoluto. Allora, il gallo c'ha la cresta, la gallina no, il pollo li mette in difficoltà, oppure la gallina fa le uova, il gallo no, il pollo a volte sì, a volte no, dipende dalle stagioni. Beh, loro quando vanno al supermercato comprano il pollo, non comprano il gallo o la gallina. E vi posso garantire, io ho dei corsi in quella che era la facoltà di agraria, adesso con la riforma è cambiato tutto, però chiamiamola così per capirci, alcuni studenti di 21-22 anni, quando io parlo, gli chiedo qual è la differenza, per fortuna non tanti, ma mi stupisco che ce ne siano, tra gallo, gallina e pollo, non me lo sanno dire. Quando mangio la fragola, mangio un pezzo del fiore, e quelli che mi vanno in mezzo ai denti, che io erroneamente chiamo semi, sono i frutti della fragola. Quindi, sinceramente, spesso e volentieri non conosciamo quello che mangiamo. Se non lo conosciamo, ritorno a quello che dicevo prima, non gli diamo valore, e se non gli diamo valore, mi posso permettere di sprecarlo. Concludo quindi mettendo in evidenza un aspetto fondamentale, che tutto quello che stiamo facendo o che stanno facendo in molti casi le amministrazioni pubbliche, sottoscrivendo la carta spreco zero, impegnandosi a realizzare quello che vanno poi a sottoscrivere, facendo delle ingegnerie economiche, logistiche, di tempo per realizzare quegli obiettivi, spesso e volentieri falliscono proprio perché il cittadino in molti casi non lo apprezza, non lo conosce, non gli dà valore, ma proprio perché parte da, concedetemi il termine, mi ci metto anch'io all'interno, da un'ignoranza, cioè ignora, non conosce quello che in realtà è fondamentale per la sua vita, il cibo. Ma poi se non conosce il cibo, non dà valore a tutte le risorse che vengono impiegate, dall'acqua alla chimica, perché nell'agricoltura e nel cibo c'è anche della chimica, non solo negativa, perché anche in agricoltura biologica si utilizzano dei prodotti chimici che vengono, diciamo, dalla natura, tra virgolette, però anche l'agricoltura biologica conosce la chimica, quindi non conosco la chimica, non conosco l'acqua, non conosco la terra, eccetera, eccetera, quindi mi permetto tranquillamente di sprecare. Quindi il grosso compito che abbiamo, che dobbiamo impegnarci, è noi, cittadini in primo luogo, ridar valore al cibo, perché nolenti o volenti è fondamentale per la nostra vita. E spesso e volentieri dedichiamo o impieghiamo tanto tempo a cercare informazioni su internet, eccetera, eccetera, ma come dico ai miei studenti, basterebbero 5 minuti al giorno, un prodotto al giorno, per capire come è fatto, che cos'è quello che mangio. Le altre cose, quando mangio un finocchio mangio le foglie di quella pianta, sono bianche semplicemente perché sono sottoterra, se fossero sopra la terra diventerebbero verdi banalmente. 5 minuti al giorno per capire quello che mangiamo, perché nel momento in cui iniziamo a ridar valore a quello che mangiamo non lo sprechiamo, perché l'obiettivo primario di Last Minute Market non è recuperare il cibo per darlo a chi ne ha bisogno, è anche quello, però fondamentalmente è quello di ridurre lo spreco, perché se io riduco lo spreco ho un problema in meno da affrontare, ho un problema forse più piccolo da affrontare, e uno dei sistemi per poterlo affrontare è proprio quello di recuperare quel cibo, perché comunque ci sarà sempre una quota fisiologica che rimarrà non venduto, non servito, che non esce dai mercati piuttosto che dall'industria, da recuperare per destinarlo a enti e associazioni che fanno assistenza alle persone in condizioni di disagio. Quindi fondamentale, secondo me il tassello fondamentale è quello proprio dell'istruzione e della sensibilizzazione, come diceva prima Cristina, a livello proprio della collettività. Grazie.
Grazie anche a Luca. Io direi adesso ci possiamo prendere un'altra mezz'oretta per raccogliere anche testimonianze o anche domande dal pubblico, quindi amministrazioni che dopo aver sottoscritto la carta l'hanno messa in pratica facendo delle cose eccetera, o amministrazioni che pensano di sottoscriverla, o anche non siamo solo amministratori, sono anche altri soggetti, quindi altri interventi su questo tipo, cercando appunto di entrare a mio avviso proprio sulle pratiche, quindi che cosa da domani la nostra amministrazione, le nostre amministrazioni possono fare, o domande che servano a far bene queste cose, quindi a raccogliere altri stimoli dai relatori approfittandone. Quindi qui aprirei la discussione, usiamo l'altro, no vabbè, facciamo comunque venire chi interviene qua, così usiamo, riprendiamo con la videocamera. Prego. L'esperienza della mia organizzazione e anche lanciare un paio di proposte. Allora, la mia organizzazione, appunto Action in Italia, da un paio di anni, ma soprattutto da gennaio di quest'anno, ha lanciato una campagna nazionale che si chiama Io Mangio Giusto, che vuole raggiungere le scuole italiane, in particolar modo si pone l'obiettivo di migliorare la ristorazione scolastica all'interno appunto delle scuole italiane, soprattutto nelle nuove regioni dove Action Aid è presente. In particolare quello che ci interessa fare all'interno della ristorazione scolastica è migliorare sicuramente la qualità del cibo che i bambini mangiano e soprattutto fare in modo che siano consapevoli, come diceva prima il dottor Falasconi, di cosa mangiano, fare in modo che appunto i cittadini, in particolare i bambini ma anche le famiglie, siano più partecipi nella decisione di cosa viene appunto servito all'interno delle mense scolastiche, e terza cosa appunto cercare di ridurre gli sprechi all'interno delle mense, perché non si sanno mai i dati precisi su quanto viene sprecato, ma sicuramente più del 50% del cibo che viene servito nelle mense scolastiche viene purtroppo gettato, e appunto come è stato raccontato non è facilissimo fare in modo che ci sia un recupero di queste eccedenze, perché appunto con i problemi delle ASL eccetera eccetera non è così sempre facile. Quindi la nostra organizzazione in questi primi anni ha lavorato soprattutto nell'ambito appunto della sensibilizzazione e educazione appunto all'interno delle scuole. Ok, quindi soprattutto per sensibilizzare appunto i bambini e le famiglie appunto ad avere una maggiore attenzione sul non spreco e sull'educazione alimentare, e a partire appunto da quest'anno stiamo cercando appunto di avvicinarci e lavorare anche con le amministrazioni locali per capire insieme appunto se si può lavorare in maniera più integrata, raggiungendo appunto una migliore struttura dei capitolati o comunque una maggiore organizzazione delle mense. Per quanto riguarda la nostra regione, abbiamo lavorato soprattutto nella provincia di Ancona e Macerata, ed è per questo che un invito che faccio, una proposta che lancio, è quello insomma di allargare questa bellissima campagna che avete fatto qui nella provincia di Pesaro, questa campagna non spreco, cercando di magari costruire proprio una rete che sia regionale. E dico anche questo perché la regione Marche in realtà 2 anni fa, se non mi sbaglio, comunque a fine del 2012 o 13, non mi ricordo la precisa della data, forse alcuni di voi già lo sapranno, aveva approvato una legge regionale proprio per il recupero delle eccedenze alimentari, cioè sia alimentari che non alimentari. E la nostra organizzazione Action Aid diciamo, aveva anche suggerito all'interno nello scrivere questa legge, aveva appunto suggerito anche di inserire non solo il recupero in sé, ma
fa anche un percorso appunto di educazione, sia rivolto insomma alle scuole ma anche ai cittadini. Purtroppo da quello che io so, insomma da ultime notizie che io so, comunque questa legge non è stata diciamo realmente messa in pratica per mancanza di fondi. So che insomma si voleva costruire un tavolo di lavoro, ma che insomma questo tavolo ancora non è proprio insomma attivo. E quindi insomma l'invito che io faccio sia alla Last Minute Market Marchigiana, cioè comunque della zona, ma anche agli amministratori presenti, è quello appunto di costruire una rete che sia regionale e fare pressione insomma sulla regione affinché appunto questo tavolo prenda piede e che insomma questa legge possa essere realmente attuata, quindi che ci sia un supporto dalla regione insomma, per recuperare le eccedenze e fare educazione insomma all'interno delle scuole. Stupa. Sì, credo questa vicenda che raccontava Silvia adesso sia un perfetto esempio di quello che diceva prima Samuele. Scrivo quelle 10 parole, faccio la conferenza stampa, sono molto bravo, metto nel cassetto e non se ne parla più. Questo è esattamente quello che è successo. Colgo l'occasione per rispondere. Allora, è vero che nel dicembre del 2012 era stata approvata questa legge regionale che è rimasta ferma, non è stato fatto neanche, purtroppo, cioè la legge di per sé è anche fatta bene, ma purtroppo è rimasta ferma, non è stato mai costituito il tavolo tecnico che doveva fare i decreti diciamo attuativi di questa legge, purtroppo. E noi ci proveremo a cercare di allargare la nostra rete, perché poi nel convegno del pomeriggio vedrete perché siamo qua, perché siamo riusciti a fare un po' di rete noi nella nostra provincia con Non Spreco, con tutte le associazioni. Per farvi un esempio molto semplice di che cosa vuol dire fare rete e di quanto è importante fare rete, sempre in un principio di prossimità, però che si può allargare. Cioè io come la Student Market do prodotti in scadenza, venduti a due comunità differenti che sono circa 10 km di distanza una dall'altra. Uno è una casa di accoglienza per bambini in condizioni diciamo molto disagiate, abbandonati, con gravi problemi psichici, e l'altra è una comunità di tossicodipendenti. Però il supermercato, quando dà le cose, dà tanto, dà tutto. Dopo, se riusciremo a vedere qualche foto, insomma, io ho qualcosa portato, se ci riusciamo ve lo faccio vedere, e dà tutto, dalla pastina dei bambini a, voglio dire, alla pasta, alla farina, ai prodotti per la casa, per l'igiene intima, i biscotti, le merendine, eccetera, e tanti yogurt di tutti i tipi, con gli smart, senza, eccetera. Allora, che cosa succede? Queste due comunità io le ho messe in contatto e loro si scambiano le cose a seconda di quello che gli arriva. Cioè, se il supermercato della comunità dove va, che dà le cose alla comunità di tossicodipendenti, in quel periodo ha prodotti per i bambini, perché ci sono anche quelli, sia per l'igiene che il cibo per bambini, e la comunità dei tossicodipendenti li porta a quelli dei bambini. Se la comunità dei bambini riceve prodotti che magari ai bambini non piacciono tanto, che per loro non sono tanto adatti, li dà alla comunità dei tossicodipendenti. Questo vuol dire fare rete, cioè questo vuol dire mettersi in relazione e far sì che veramente ogni cosa diventi utile e buona per qualcun altro. Noi ci proveremo a, insomma, a divulgare la nostra metodologia anche nella Bassa Marca. Io so che il Comune di Macerata si è molto attivato in questo senso, quindi cercheremo di insomma, creare altri poli. E una cosa fondamentale che volevo dirti è cioè quanto è importante che venga anche lo stimolo da voi, no? Anche attraverso questa nuova pagina, cioè stare in contatto, stimolarci, cioè fare in modo che noi possiamo raccogliere istanze, situazioni, suggerimenti che poi possiamo portare ai tavoli, perché molto spesso quello che, almeno per quello che è la mia esperienza qui nella nostra provincia, è che magari ci manca proprio il grip, cioè ci manca la pill di una situazione concreta, reale, perché magari noi non siamo
cioè non siamo chi la vive oggettivamente quella situazione, non siamo chi ce l'ha sotto controllo e magari neanche la sappiamo, cioè, ecco, questo è il punto. Per quello che riguarda ultima cosa la Regione Marche, io ho fiducia che si possa riprendere questo discorso, perché nel piano nazionale contro gli sprechi alimentari, che troverete anche quello collegato fra poco nella pagina Facebook, e il gruppo presieduto da Andrea Segre, in realtà di questo gruppo del coordinamento principale, diciamo del gruppo principale, fa parte anche Isari Macioni, che è proprio rappresentante della Regione Marche, che è una persona sempre stata molto sensibile, molto competente in questa materia, essendosi occupata per anni anche di rifiuti, e quindi io ho molta fiducia che la nostra regione, con il contributo di tutti, delle amministrazioni, possa diventare, diciamo, veramente un esempio di buone pratiche, insomma, cercheremo di coinvolgerla più possibile. Qui. Niente, però non sono solo una bagnante, praticamente io ho avuto molte esperienze sull'ambiente in generale, nelle scuole, prima come insegnante e poi come autrice di qualche libro per l'infanzia sulle tematiche ambientali. Allora, mi volevo riferire soltanto a quello che diceva il Signore, che ritengo molto importante, cioè a livello internazionale ci sono per esempio gli incontri dei grandi, no? E dove vengono discusse tante cose che poi non so fino a che punto arrivano al cosiddetto cittadino di tutti noi. E poi a livello nazionale si fanno altre cose, le regioni, le province si danno da fare e il comune stesso di Fano, so quello che ha fatto perché io sono qui ogni anno, sono nata poi da queste parti, quindi qui torno. La cosa che io ho notato sia quando insegnavo e quindi trattavo l'argomento ambiente, di tempo ne è passato, quello che notavo allora noto adesso, cioè manca un anello in questa catena di informazione. Quello che manca è quello che dovrebbe arrivare, ma proprio tutti i giorni con insistenza, alle persone, alle famiglie, ai genitori, ai nonni, a tutti coloro naturalmente che hanno a che fare con i bambini, perché sicuramente il punto fondamentale è quello, istruire le giovani generazioni, perché poi domani saranno quegli adulti che si spera portino avanti questi discorsi che hanno sentito, che hanno condiviso, che hanno imparato. Manca questo anello in ogni comune, perché io non ho lavorato solo qui nell'ambiente ma soprattutto dove vivo, cioè nella provincia di Milano, e manca questo continuo insistere sulle persone, con le persone. Allora, non so che cosa si può fare, io lo chiedo a voi, un centro, qualcosa di itinerante che si dia da fare, che raggiunga le persone laddove sono, perché se si aspetta sempre che siano le persone ad arrivare, tante volte si rimane delusi, però le persone non hanno solo, hanno tante cose, tanti impegni, dal lavoro, l'educazione dei figli, eccetera, eccetera. Quindi bisognerebbe raggiungere le persone, ma non con un convegno annuale, non con una, proprio istituendo un centro dove magari si invitano le persone, ma ogni giorno direi quasi, perché l'ambiente non aspetta più, voi siete tutti esperti, io un po' meno, l'ambiente non aspetta più, non solo dal punto di vista dello spreco alimentare, dello spreco idrico, dello spreco energetico, perché ci dobbiamo mettere dentro tutto, non solo da questo punto di vista, ma se noi pensiamo a quello che stiamo respirando,
io dico, lo dicevo così un po' ridendo ai genitori dei miei bambini, voi al mattino vi preoccupate di mettere nell'astuccio, nella cartella dei vostri bambini, di fare in modo che abbiano tutto, l'astuccio, la merendina, la sacca per la ginnastica, ma dovreste mettere una cosa che non potete trovare da nessuna parte, e cioè un po' di aria pulita, perché ogni giorno noi respiriamo cose immonde, e quindi questi, noi ci preoccupiamo del vitto, ci preoccupiamo del vestiario, ma di quello che i bambini respirano ogni giorno chi si preoccupa? Allora bisognerebbe, secondo me, istituire questo anello, non soltanto sull'aria, sull'acqua, su tutto, istituire questo anello di congiunzione fra le altre sfere, fra gli esperti e la gente comune, tutti noi, ma con continuità, perché altrimenti se ne parla una volta e poi quello che si è fatto, quello che si è detto. È vero che continua, almeno si spera che continui nelle scuole, nelle classi, le insegnanti, quelle che con tutti i problemi da affrontare ritengono opportuno inserire nel programma anche le tematiche ambientali. Scusate, ero qui ma non potevo fare a meno di dire questa cosa, perché sono tanti anni, ormai io sono anziana, sono tanti anni che vedo la mancanza, noto la mancanza di questo anello di congiunzione fra chi sa tanto, fa tanto, eccetera, e chi purtroppo non viene raggiunto. Grazie, buongiorno. Visto che mi ha passato il microfono, mi permetto di provare a dare una risposta. I bambini dov'è che li raggiungiamo? A scuola, perché buona parte della loro giornata la passano a scuola. Gli adulti dov'è che li possiamo raggiungere? A casa, se non abbiamo la televisione, oppure se non riusciamo a utilizzare il mezzo televisivo, facciamo fatica a raggiungerli. Il posto dove in pratica un adulto passa gran parte, voglio sperarlo, del suo tempo è il lavoro. E quindi lì che bisognerebbe forse raggiungerli. Che cosa abbiamo provato a fare tra le tante cose? Quando è partito il progetto Last Minute Market, in alcune catene della grande distribuzione, per riuscire a sensibilizzare i propri dipendenti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto 10 righe e le abbiamo messe come allegato alla busta paga. Tutti, più o meno tutti, leggono la busta paga, e se poi allegate ci sono 10 righe è facile che le leggano. Naturalmente non 3 pagine, perché poi uno dopo 2 righe si stanca, però in 10 righe abbiamo cercato di spiegare che cosa stava succedendo in quel supermercato. Vi posso garantire che dopo aver letto quelle 10 righe i dipendenti dei supermercati ci inseguivano, non per picchiarci ma per darci i prodotti che trovavano nei loro reparti che erano danneggiati, per poterli poi darle agli enti e alle associazioni. Questo per spiegare che forse, naturalmente non è l'unica soluzione, raggiungere gli adulti laddove lavorano con dei brevi messaggi, con l'impegno anche del proprio datore di lavoro nel dedicare una parte del tempo residuale, oppure trovare delle vie come può essere un allegato alla busta paga, può essere una delle vie da poter utilizzare per poter raggiungere anche chi quotidianamente sta insieme ai bambini. Naturalmente, ribadisco, non è l'unica soluzione e non è la soluzione che ci permette di risolvere tutti i problemi, però può essere una via da adottare per affrontare il problema dello spreco, il problema dell'ambiente o uno dei tanti altri problemi che abbiamo. Aggiungo allora un'altra cosa che abbiamo pensato di fare, che ancora non sappiamo se riusciamo a realizzarla perché fa parte di un progetto, abbiamo chiesto finanziamento con un comune di Pietro per un progetto europeo, quindi non sappiamo, però è un'idea che lancio anche alle amministrazioni locali
che ci sono, e che è comunque una cosa che si può fare indipendentemente da questa cosa che faremo se avremo questo finanziamento. E quello, e la proposta che abbiamo fatto è stata quella di creare uno sportello, diciamo, al pubblico, chiamiamolo così, cioè all'interno di uno sportello comunale già esistente, e verranno formate a rotazione tre persone alla volta, di quelle persone svantaggiate con gli aiuti sociali, lavori socialmente utili eccetera, che saranno punto di riferimento per dare informazioni sullo spreco, dalla ricetta a sapere come conservare meglio gli alimenti, come si produce il cibo, cioè li saranno formati a 360 gradi proprio contro lo spreco, e quindi potranno essere anche un punto di riferimento insieme allo sviluppo dei social eccetera per le persone che magari non utilizzano certi mezzi, che magari sul luogo di lavoro non, sui quali non è possibile intervenire, come diceva Luca, sul luogo di lavoro. Potranno essere dei punti di informazione che, se qualcuno vuol sapere qualcosa, può andare lì e chiederlo. Questa è una buona pratica che secondo me è molto valida, perché può diventare veramente un punto di riferimento che proveremo a sperimentare, sperando di avere, insomma, questo finanziamento, o se qualcuno lo vuol mettere in pratica, noi siamo qua a disposizione per formare le persone e per metterle in grado di diventare un punto di divulgazione, di comunicazione e di educazione non solo ai bambini ma anche agli adulti. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Ludovico Caverni, sono il sindaco di Cera Sant'Abbondio e parlerò in doppia veste, sono anche un tecnico, sono laureato in ecologia applicata e ho fatto anche un corso specializzazione post laurea in qualità dell'agroalimentare, quindi completamente la mia materia, diciamo. Vorrei dare degli spunti. Secondo me di quello che stiamo discutendo quest'oggi non ci inventiamo niente. Fa parte della cultura contadina che abbiamo completamente abbandonato. Io, essendo sindaco in un comune che è molto montano, conosce bene la realtà, soprattutto quando vado a trovare i miei nonni. Loro hanno rifiuti zero e spreco zero. Tutto quello che riescono a recuperare sotto forma di cibo avanzato, o lo riutilizzano facendo altro cibo. Mi viene in mente l'esempio dello yogurt: più che mangiarlo dopo una certa data, che è stata solo una provocazione, capisco, dopo una quindicina di giorni si è sicuri di consumarlo in un modo che anche mia mamma fa, il ciambellone allo yogurt, perché chiaramente a 170 gradi per 15 minuti tutta la carica batterica che contiene quello yogurt, ormai è andato male, viene dissipata. Quindi se volete un metodo sicuro, fate il ciambellone con lo yogurt. Questa è una piccola, i piccoli esempi di cultura contadina, che è geniale. Comunque, anche su tutto quanto riguarda il discorso della raccolta differenziata, l'organico pesa per il 32% nella raccolta differenziata, e io come comune di origini contadine ho un problema a mandar su la percentuale. Siamo arrivati quasi al 50% ed è un miracolo, perché l'organico noi non l'abbiamo, perché tutti hanno gli animali, i famosi polli o galline o galli, e quindi l'organico, facciamo pochissimo organico. E qui lancio anche un po', no, una provocazione: forse è giunta l'ora anche di dire all'Europa che la percentuale di raccolta differenziata è sì importante, ma non è l'unica. Forse dovremmo prendere un altro parametro, che è quello della produzione pro capite per abitante, molto più logico, anche perché, no, dal punto di vista legislativo, il decreto unico ambiente dice che come prima misura è quello di non creare rifiuti, no, di riciclarli, di non crearli. Quindi forse più, no, parlando da tecnico, più bello e più auspicabile prendere quel parametro. Poi in seconda sede anche il parametro della raccolta differenziata, chiaramente. Poi volevo dire, ecco, il mio contributo, che qui si parla più che altro, ecco, adesso entro nel merito della mia amministrazione, piccola amministrazione, che non ha una catena di distribuzione grande. Qui si parla di prodotti che sono sicuri dal punto di vista alimentare ma non idonei per il mercato, ecco, o perché difettano di impacchettamenti, diciamo, o perché non seguono tutte le norme dell'etichettatura,
o perché magari pensando alla frutta, alla verdura, non seguono canoni estetici. Quindi questo lavoro come piccolo comune io non riesco a farlo perché non ho le istituzioni, questo è il lavoro che si fa come provincia, penso. Come piccolo comune io posso intervenire, io e altri piccoli comuni, che oggi rappresento pure i comuni di Frontone, ma delegato, quindi noi siamo vicinissimi, quindi ci scambiamo i favori a vicenda. Possiamo intervenire semmai nella ristorazione, poi dopo anche lì l'ASUR, capisco da tecnico tutte le problematiche che nascono sul prodotto già lavorato, è diverso, non è più impacchettato, quindi si parla anche di sicurezza alimentare e lì forse dovrà nascere una struttura ben organizzata di tecnici che seguono la qualità, che controllino la catena del freddo per poter utilizzare per esempio un sugo cucinato la sera prima in un ristorante, il mattino dopo proporlo a una mensa della Caritas per esempio. Però ci vuole una struttura grossa, secondo me, con dei tecnici, con dei trasportatori autorizzati, e sarebbe un sogno forse, non lo so, adesso in breve, quello di utilizzare i prodotti già lavorati. Per quanto riguarda quello del prodotto scatolato, che non è idoneo alla vendita, ma sicuro dal punto di vista alimentare, chiaramente è una gran bella cosa, e soprattutto ecco, in tempi di crisi secondo me risolverebbe molte problematiche delle famiglie che vengono continuamente nelle amministrazioni a chiedere aiuti economici ma anche aiuti alimentari. Il sindaco ha toccato secondo me un tema importante per vicinamente. Allora, io credo che noi abbiamo ragione, un tema è il tema educativo, io dico che secondo me non deve essere una cosa che è lasciata alle opportunità dell'amministrazione o dei plessi scolastici, perché altrimenti rimaniamo sempre al punto precedente, cioè è lasciata alle buone volontà. Credo che un paese civile, mediamente civile, debba mettere oltre l'educazione civica, sarebbe opportuno, anche su questo potremmo fare un convegno, possa prevedere che all'interno dei programmi ci sia l'educazione ambientale. Ci si mette circa 20 minuti a fare una cosa del genere, a scriverla, ci vuole un po' di più a farlo, però se nessuno lo fa, parliamo di niente. Io sono un sindaco, quindi normalmente salto le parti chiacchiericce e vado al punto. Poi vengo da una regione, in classe, si capisce. Di quelle che tu, bisogna andare lì. Quindi questo sarebbe un elemento, per esempio, su cui vi è una discussione molto seria. Vogliamo o non vogliamo che l'educazione ambientale sia parte stessa dei programmi scolastici di questo paese? Punto. Non lo fa lo Stato? Perché per una serie di motivi le regioni hanno una parte di autonomia che gli permette di farlo. Quindi questo si potrebbe fare. Secondo punto, lo giocava prima il sindaco che mi ha preceduto, noi dobbiamo fare un ragionamento anche preventivo rispetto allo spreco, perché se poi dopo non vogliamo sprecare e chi produce fa di tutto perché noi abbiamo delle cose da sprecare, facciamo, come dicono dalla mia parte in battuta, un pelino fatica. Cioè tu vai a comprare un prodotto oggi, per riuscire a capire cosa, per arrivare a cosa c'è dentro ti vuole un quarto d'ora per sballarlo. Guardate, tutta quella roba lì è il discorso dello yogurt, produzione, eccetera, 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 eccetera. Lì c'è un margine incredibile se volessimo però fare una cosa fatta bene. Ma è difficile spiegare a un imprenditore che non deve fare questa cosa perché è eticamente sensibile, il quale lui ha eticamente il problema di fare profitto, perché sennò c'è un altro mestiere, giustamente dico io. Se forse gli spieghi che se lui fa una produzione con imballaggi con materiali recuperabili, che può avere degli incentivi se fa dei design sugli imballaggi che riducono, se a fine della sua produzione si è ridotto il numero di imballaggi gli riconosci qualcosa, magari anche nella tassa sui rifiuti, se magari smettessero di cambiarci il nome ogni 3 mesi e darci il sistema per 2 anni, grazie, sarebbe opportuno, chiedo un time out su questo. Ecco, se fai questa roba qui, questa è immediatamente funzionale.
immediatamente funziona, perché quel signore apre il computer, guarda nel suo Excel, vede quanto gli costa gli imballaggi, siccome non ci guarda nessuno nella gestione delle aziende sta roba, perché è una roba che sembra che invece è importante, va a vedere, vede quanto costa gli imballaggi, vede quanto non solo gli costerebbe meno farlo, vede che può utilizzare dell'altro materiale, vede che vede tutte queste belle cose insieme, lui improvvisamente diventa etico, ma nel giro di 30 secondi. Quindi lì è un ragionamento importante. Terzo, non ultimo, io sono d'accordo sul tema della raccolta differenziata. Noi siamo partiti nel 2008, siamo al 79%. Cioè, cosa faccio adesso? Cioè, devo ridividere, cioè, raccolgo il vetro dividendo il colore, perché oggettivamente sono arrivato... Non è che più di tanto non posso andare rispetto a quel meccanismo lì. Per cui il meccanismo è quello preventivo. Io devo ridurre la produzione di rifiuti. E quindi calcolare e fare ragionamenti sulla quantità di rifiuto per persona. Questo è l'elemento nuovo che sarebbe e si dovrebbe introdurre, che penso in parte per una legge regionale che avevamo in Emilia Romagna introdotto, poi è caduta la giunta per i motivi che conosciamo, quindi non abbiamo potuto portarla io fra i promotori della legge. Per cui il meccanismo va su due livelli: uno, il livello culturale per le nuove generazioni, fondamentale. E l'altro, lo dico, oltre, è un livello economico. Cioè tu devi creare le condizioni perché i soggetti che sono parte del sistema economico di questo paese abbiano delle incentivi o siano incentivati ad andare in quella direzione. Altrimenti è un lavoro molto complicato, perché chiaramente lottiamo un po' contro i mulini a vento. L'ultimo ovviamente è il cittadino, quale gli va fatta vedere sta roba. Io per un convegno tempo fa, c'era anche Segre, cioè in Inghilterra il ministro dell'ambiente conservatore, quindi non sto parlando di un estremista, ha fatto un'operazione comunicativa, e questo è l'ultimo aspetto che viene sottovalutato. Che nel 2014 sottovalutarlo è da marziani. Se vogliamo parlare della realtà, se invece vogliamo parlare del mondo ipotetico in cui la comunicazione non serve, facciamolo, si può fare tutto nella vita. Ha fatto una campagna che faceva vedere non so quanti migliaia di cartelloni, quanti migliaia di autobus che raccoglievano quella cosa lì. Voi direte non serve, è fondamentale. Fondamentale. Quante persone hanno visto quella roba lì? Quanti migliaia di convegni dobbiamo fare noi per riuscire a diffondere lo stesso concetto? Ci vuole migliaia di convegni e migliaia di persone che si prendono la macchina e vadano in giro per l'Italia, come faccio io o tanti altri. E poi non basterebbe, non raggiungeremo neanche l'1% di quello che ha raggiunto quella campagna lì. E allora alle regioni, a chi di dovere, gli chiedo di fare queste due cose, ma gli chiedo di fare la terza, di aiutarmi a comunicarlo. Aiutami a comunicarlo. Sentivo prima la questione delle visite, questa è carina, sono stupidaggine, ma è carina. Se questa è la terza cosa, con questi tre livelli tu raggiungerai dei grandissimi risultati. E l'ultimo è sostanzialmente, non dico il più importante, ma propedeutico agli altri, per farli conoscere. Per cui su questi tre grandi livelli, secondo me, noi possiamo fare il salto di qualità, che, come dicevo, non è un problema mio o di quelli che sono qua, ma è un problema di tutti quelli che per esempio sono su questa spiaggia, che magari non sono a conoscenza, non sono coscienti di qual è dell'importanza di questo tema. Grazie. Io aggiungo sempre, perché porto l'esperienza di qua. Allora, il sindaco faceva riferimento all'adesivo. Quando io ho fatto fare questi, io come market e progetto, abbiamo fatto fare questo adesivo, no? Basta sprechi, questo punto vendita non spreca, e sono andata da un fornitore a farmelo fare. Beh, me l'ha regalato, io non ho pagato gli adesivi, perché lui ha detto anche io voglio dare il mio contributo. E anche questo è un piccolissimo esempio, ma di quante cose si possono fare con la partecipazione, la collaborazione di un pochino di tutti, okay? E quando
adesso ho cominciato, l'ho distribuito in due punti già. Quando tu entri al supermercato e nella porta d'ingresso vedi questo adesivo, questo supermercato non spreca, secondo me le persone, non solo gli viene richiamato il punto di non sprecare, ma sono anche più contenti di andare a fare la spesa in un posto che sanno che non spreca, solo che magari le persone non lo sanno. Qui ritorniamo al fattore comunicazione, cioè bisogna in assoluto parlarsi, cioè comunicare di più sia dalle istituzioni che fra i cittadini, ma anche gli operatori commerciali, perché la rete di Last Minute Market è una rete molto grande, però magari ecco, le persone non sanno che quel punto vendita non spreca e che quell'associazione recupera, che basterebbe poco per eccetera. Quindi questo aspetto in assoluto concordo col sindaco, facendolo anche di mestiere, è in assoluto un aspetto fondamentale. Quindi l'impegno sulla comunicazione a livello istituzionale, a livello locale, deve essere la prima cosa, in assoluto è la più importante, perché bastano messaggi semplici, chiari, cioè compra meglio e spreca meno, sono quattro parole, compra meglio e spreca meno, che però arrivano. Allora, se non ci sono altri interventi, li raccogliamo ancora. Se no, ci salutiamo, ma in realtà è un arrivederci, perché come dicevo prima, noi continueremo a trattare questo tema oggi pomeriggio. Noi abbiamo pensato questa mattina proprio quasi tecnica, comunque molto specifica per gli amministratori. Oggi pomeriggio sarà, diciamo, un convegno più di ampio respiro, più rivolto alla cittadinanza in generale, in cui racconteremo un po' quello che abbiamo fatto, quello che ci ripromettiamo di fare. E quindi l'invito ovviamente a tutti quelli che vogliono e che possono di fermarsi, di restare anche, di ritornare anche oggi pomeriggio. Tra l'altro Cristina e Luca saranno ancora con noi, Stefano invece credo debba rientrare, dovrebbe andare a fare il sindaco sotto la bomba d'acqua, tra l'altro, quindi quindi ecco, vi invito comunque adesso, a prescindere che poi vi fermiate o meno nel pomeriggio, a chi è qui, magari si è fatto anche parecchia strada come Ludovico per arrivare, magari fate un giro alla fiera che ci teniamo, insomma. E basta, ci fermiamo qui e speriamo, ovviamente, soprattutto lo dico agli amministratori, prendiamo questo appuntamento come una tappa, in alcuni casi la prima, in alcuni casi diciamo un percorso già iniziato, per continuare a restare in contatto. Adesso appunto oggi vi racconteremo come la campagna continua, e questa campagna restiamo in contatto anche con tutti gli amministratori per continuare a lavorare su questo tema, a mettere in campo alcune azioni concrete. Grazie di nuovo, buona giornata e buona visita alla fiera.